Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Con Stefano Anselmi, regista e coordinatore della Summer School della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, parliamo di corsi e di didattica a distanza. Ciao Stefano! Ciao Laura, ciao! Stefano, anche se con la formula della didattica a distanza, anche quest'anno però si rinnova l'offerta di corsi della Summer School della Scuola di Cinema Luchino Visconti. Quali sono i corsi che partiranno? Allora, nonostante tutto, la Summer è un appuntamento che noi non vogliamo mancare. Quindi ormai sono anni, quasi una decina d'anni che le facciamo e quest'anno abbiamo aumentato notevolmente il ventaglio di corsi. Siamo arrivati a 14 corsi che coprono molte sfere del campo dell'audiovisivo. Quindi ti posso dire che andiamo dalla scrittura, abbiamo corsi più legati alla fotografia, abbiamo introdotto dei corsi legati all'audio ma in una sua accezione particolare, quindi al podcasting che va molto per la maggiore, abbiamo corsi legati alla pubblicità e più in generale corsi legati al montaggio e al storytelling. Senti, ci sono dei corsi dedicati anche ai professionisti che vogliono magari intraprendere nuovi percorsi lavorativi o magari che hanno delle nuove necessità legate alla loro attività. Di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo un'utenza che va dalle scuole superiori, quindi i nostri futuri studenti, fino ai nostri ex studenti diplomati che vogliono in qualche modo, come dicevi tu, trovare nuovi spiragli lavorativi e professionali. Quest'ultimi sono di varia natura. Partiamo dal programming manager, quindi che è un corso specializzato in chi gestisce il palinsesto e organizza il palinsesto di una TV, sia pay, di una TV streaming, di una TV generalista. Poi abbiamo un corso sul cinema sostenibile e su una figura particolare, cinema sostenibile nel senso sostenibile a livello ecologico, quindi una nuova figura che è nata all'interno della sostenibilità ecologica anche della cinematografia. E poi abbiamo un corso relativo alla critica cinematografica e al festival programming, cioè chi di mestiere fa il programming dei festival di cinema. Senti, ho visto che c'è un corso dedicato alla produzione low budget. Immagino che magari serva a chi si vuole cimentare nella produzione di contenuti sul web, giusto? Sì, contenuti sul web, ma non solo. Abbiamo di fronte a noi una generazione che non ha nessun tipo di problema a creare contenuti e parliamo dalle storie di Instagram ma anche a film interi, perché come docente che segue con altri colleghi le ammissioni ai vari corsi della Civica, a volte mi trovo davanti dei film interi, quindi già dei film di 80-90 minuti fatti da ventenni. Il problema è l'approccio. Noi cerchiamo di spiegare a questi giovani filmmaker, a questi giovani produttori, un approccio di tipo industriale, quindi un approccio legato al professionismo, quindi non un approccio di tipo dilettantistico legato a siamo un gruppo di amici, facciamo un film, cerchiamo di divertirci. Ecco, noi cerchiamo di introdurre in un campo altamente professionalizzante, già da questo, anche perché i contenuti non devono essere dispersi tra pochi intimi o tra chi segue il tuo canale, ma possono essere anche fonte di reddito, possono essere fonte di profitto, possono essere venduti. Quindi cerchiamo di spiegare a loro che un approccio di tipo professionale è solo a loro vantaggio. Quando partono i corsi, cosa bisogna fare per iscriversi? Ovvero ci sono dei requisiti minimi da avere per poter accedere? O è libera a tutti? No, non è libera a tutti. Noi in questo momento stiamo raccogliendo le adesioni alle ammissioni. Quindi tutti i corsi, alcuni corsi hanno dei limiti di età, altri corsi quindi hanno dei limiti di età che richiedono la maggiore età, altri corsi sono anche dedicati agli studenti delle superiori, quindi sono aperti già dai 16 anni. Adesso gratuitamente uno può scegliere il corso e iscriversi alla missione. Per la missione non è richiesto nessun costo aggiuntivo,
Basta solo inviare un curriculum e una lettera motivazionale allegata allo stesso. Chi vi vuole raggiungere, chi vi vuole spedire il curriculum, dove lo può fare? Attraverso il sito della Civica Scuola di Cinema, è cinema.fondazionemilano.eu. Sotto corsi si trovano i corsi della Summer School 2021. Ogni corso, sono 14, ha la sua pagina e in fondo il suo bel bottone che permette di fare la missione. Ringrazio Stefano Anselmi, regista e coordinatore della Summer School della Civica Scuola di Cinema a Luchino Visconti di Milano.